voi avete trovato cose per terra che hanno rubato? Siete stati... Quindi siete stati voi ad accorgere, perché quindi la vigilanza non se n'è accorta, siete stati voi della protezione civile? A volte sì, a volte no, però qui leggo che c'è la protezione, la vigilanza, mi dicono i colleghi del mattino e i colleghi di Interno 18 che ci sono 4 passaggi ogni notte, fra poco dovrebbe venire, però ve ne accorgete voi dei furti, non vi sembra un po' strano? Sì. Ah, voi controllate. Controlliamo l'erba, se è calpestata. E questo è il metodo per tenere sotto controllo un bene. Se stanotte io entro, la vigilanza fa 4 passaggi, io mi nascondo bene, posso rubare quello che voglio. Però stamattina i giornalisti non possono entrare. Vi sembra normale? Hanno rubato tutto, lo so. Hanno rubato 31 caminetti qua dentro, non si è accorto niente nessuno. Ogni caminetto per portarlo via, no, l'ultimo 3 anni fa, ogni caminetto per portarlo via ci vogliono 3 camion. Le colonne dell'Altana là sopra sono state rubate un anno fa. Allora, quello che è stato rubato adesso. Ma le colonne dell'Altana pesano 2 volte me. Un mese fa. Hanno rubato le colonne dell'Altana, sì, lo so. Non c'era vigilanza qua, non c'era niente. Non c'era nessuno. Nessuno. Però i miei colleghi un mese fa hanno detto che non potevano entrare. Però intanto di notte si entrava con i camion a rubare anche 100 colonnine in una notte. Avete assistito a una discussione tra noi e un volontario della protezione civile che di mattina tiene sotto tutela, tra virgolette sotto tutela, uno dei più grandi monumenti dell'epoca borbonica di tutta la Campania. E alle nostre spalle è la Reggia di Carditello. È stata costruita sul fine del 1700, era la reale delizia di re Ferdinando IV di Borbone. Qui per la prima volta è stata creata la mozzarella, qui per la prima volta è stata creata un'azienda di incremento ippico e guardate com'è tenuta. La storia di questa reggia, di questa grande struttura, inizia appunto, ecco, c'è un passaggio continuo di camion dell'immondizia, perché questa è una grande discarica. Intorno a questa reggia in realtà si è sviluppata una grande discarica. Noi siamo nel cuore dell'agro aversano, a pochi chilometri da noi c'è la famosissima, purtroppo, Casal di Principe, proprio alla fine di questo stradone che passa davanti alla reggia di Carditello.
Thank you.
dopo averla ristrutturata, il consorzio di bonifica cosa fa? Non ce la restituisce, no. Dice: ho un grosso passivo, un'esposizione debitoria col Banco di Napoli da spavento. E cosa fa? La mette in vendita. Un nostro bene ristrutturato con i nostri soldi, il consorzio di bonifica non ce lo restituisce, lo mette in vendita per far cassa. E qui cominciano le storie più paurose e spaventose, dove si sente anche puzza di camorra. Venite a vedere con noi che cosa è successo. Ma andiamo per gradi, perché questa reggia ha nominato a questo curatore fallimentare che sta cercando di portare avanti la transazione tra il consorzio di bonifica che è indebitato col Banco di Napoli e appunto la SGA del Banco di Napoli. Con il governo regionale Bassolino, lo stesso Bassolino appunto decise di pagare questi debiti, di dare questi soldi al Banco di Napoli per acquisire la reggia di Carditello e farla diventare un polo di promozione agroturistica e universitario unico al mondo. Aveva deciso Antonio Bassolino di stipulare un mutuo di 3 milioni per 3 anni, in modo da dare alla SGA del Banco di Napoli questi benedetti 9 milioni. E invece no, non se n'è fatto nulla, perché con il cambio del governo regionale, con Stefano Caldoro, lo stesso governatore Caldoro ha detto no, la reggia di Carditello non ci interessa. Ma cosa ancora più grave, al no di Caldoro alla riqualificazione della reggia di Carditello c'è stato un silenzio atroce, assordante, di tutti i parlamentari di Caserta, compreso Nicola Cosentino, compresi gli altri parlamentari, gli altri onorevoli provenienti proprio da terra di lavoro. Strano, perché Nicola Cosentino è di Casal di Principe e Casal di Principe è praticamente qui, dietro la reggia di Carditello. Un altro mistero che non riusciamo a comprendere. Ciò che resta di molto molto strano è il fatto che ci venga sempre, costantemente, negato l'accesso per documentare lo sfascio interno. Andiamo a vedere da dove entravano i ladri, da dove probabilmente entrano ancora i ladri. Sì, perché siamo a febbraio del 2012, ma dobbiamo documentare, abbiamo il dovere di documentarvi l'ultimo furto delle colonne dell'altana, che è quella grande vetrata che c'è in alto da dove si affacciava Re Ferdinando IV. Hanno portato via tutte le colonne appena un mese fa, ma ai giornalisti non è consentito entrare per documentare, per farvi vedere con le telecamere questo scempio. Andiamo a vedere. Questo stemma sta a significare, vuole comunicare, che qui ci sarebbe, e il condizionale d'obbligo, visti i furti, una vigilanza sistematica. Da quello che ci dicono i nostri colleghi, da quello che leggiamo sui giornali, importanti quotidiani del Mezzogiorno, qui ci sarebbe una vigilanza che passa almeno 4 volte, non sappiamo se nelle ore di luce o nelle ore di buio. Ma addirittura questa vigilanza costerebbe qualcosa come 7.000 euro al mese per tenere sotto controllo questa reggia. Se venisse veramente controllata questa reggia. Sì, perché lì in fondo c'è l'altana, praticamente gli appartamenti della famiglia reale. Qualche mese fa hanno rubato tutte le colonne di quell'appartamento reale. Portare via delle colonne, ognuna delle quali è di marmo e pesa quasi un quintale, non è opera da poco. C'è bisogno di un camion, c'è bisogno di molti viaggi. E allora perché nessuno si è accorto di nulla? Ma non è finita qui. Quando non basta l'occhio della cooperativa di vigilanza, c'è quello della polizia provinciale. Evidentemente nemmeno l'occhio della polizia provinciale si è mai accorto di questi grandi furti. Ma c'è ancora di più. Alle nostre spalle c'è un tempietto che fece costruire addirittura lo stesso Ferdinando IV di Borbone, il re Lazzarone, che qui volle far impiantare il primo grande maneggio, il più importante d'Europa, di cavalli. I grandi cavalli di razza partivano da qui. Addirittura per alcune gare a Versailles venivano presi direttamente da Carditello i cavalli di razza, i più grandi arabi di quel tempo venivano allevati alle nostre spalle, dove noi non possiamo entrare, ma dove di notte ci sono furti e rapine. Stranamente però né questa cooperativa, che ha un contratto da circa 7.000 euro al mese, né la tanto decantata polizia provinciale si sono accorti di nulla. Sono le stranezze di Carditello. Andiamo avanti.
Una cordata di enti pubblici per salvare la Reggia di Carditello, perché noi vogliamo che resti in mano pubblica, cioè noi vogliamo che quello che è oggi nostro patrimonio, perché è mio, è tuo, è di tutti noi, continui ad essere patrimonio di tutti. Cioè vogliamo poter andare semplicemente lì alla Reggia a visitarla, niente più di questo, insomma, perché è comunque la Reggia un simbolo molto forte, oltre ad avere una grossa valenza dal punto di vista storico-artistico, ed è anche il simbolo però dello scollamento che c'è tra la politica e la volontà dei cittadini e gli articoli della Costituzione che dicono che bisogna conservare il patrimonio storico-artistico e tutelarla. Quindi è un simbolo importante che anche per questo motivo bisogna a tutti i costi difendere. La politica è stata a guardare, non ha fatto nulla. La politica ha prodotto delle belle cartoline elettorali che però non sono servite a salvare la Reggia di Carditello. La politica ha fatto questo da un lato, e dall'altro lato che cosa accade? Che devono essere dei cittadini comuni a ricordare alla politica che le istituzioni devono tutelare il patrimonio storico-artistico e devono rispettare la Costituzione. Dobbiamo essere noi a ricordarlo, è possibile una cosa del genere? Evidentemente è possibile. Quindi la petizione vuole ricordare questo, e a breve ci sarà un consiglio comunale a Cava, in provincia di Salerno, non in provincia di Caserta, consiglio comunale che deciderà sulla possibilità di salvare la Reggia di Carditello con un ordine del giorno, con una scheda di adesione che sarà inviata a tutti i comuni d'Italia, perché noi non abbiamo fatto solo una petizione ma abbiamo organizzato un appello che è stato inviato via mail a tutti i comuni della Campania, tutti e 551, a tutte le città capoluogo di provincia, a tutti gli enti provincia e a tutti gli enti regione d'Italia. Poi abbiamo raccolto anche le mail di tutti i comuni del Lazio, di tutti i comuni dell'Umbria, delle Marche, della Calabria e della Puglia. Quindi, come dire, inonderemo internet di queste richieste. Fino ad oggi abbiamo avuto 6 adesioni. Sono tutti comuni della provincia di Salerno. Vi ricordo che Sant'Ammaro si trova in provincia di Caserta. Noi veniamo dalla provincia di Napoli, alcuni da Napoli altri, ci chiediamo come mai non ci siano dei comuni della provincia di Caserta che abbiano aderito subito, immediatamente al nostro appello. Ci chiediamo ad esempio perché il comune di Sant'Ammaro non abbia risposto neanche al nostro appello, non ci abbia neanche inviato un numero di protocollo, perché insomma almeno quello era dovuto, visto che abbiamo inviato tutto tramite posta elettronica certificata.